Ci siamo, quarto episodio di questa carriera con il Milan. Oggi siamo qua, carichi, per proseguire la nostra avventura. E ragazzi, dai, dai, che dobbiamo fare meglio rispetto all'ultima volta. Quindi, simuliamo la Fiorentina. E poi giochiamo con Salisburgo, anche perché in Champions vi ricordo che è arrivata la sconfitta, quella di Dinamo Zagabria. Abbiamo perso con la Fiorentina. Non ci voleva questa. Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo. Salisburgo-Milan è da vincere questa, è da vincere perché basta guardare la classifica. Siamo a 3 punti, il Chelsea giocherà con la Dinamo, insomma, dobbiamo vincere. Calabria. Zaniolo. Buonsantos. Si gira calcio! Miracolo! Vicino all'1-0, ma attenzione a Zaniolo in questa nuova posizione lì. Da trequartista ha già in 8 minuti fatto un passaggio decente rispetto a tutte le partite precedenti. Attenzione, bravo Mike. Abbiamo sbagliato l'intervento con Kier. La palla rimane lì, palla in mezzo, però Kier recupera. Mostruoso l'intervento. Attenzione, Mike. Servirà qualche cambio a breve, sperando di non prendere gol e andare sotto, perché sennò non lo recuperiamo più. Le ultime parole famose. Questo fa il gol della vita. Fa 1-0 Salisburgo. Non ci volevo, ragazzi. Gol della vita. Cioè, ha segnato. Ma neanche non ci può far nulla. 1-0 Salisburgo, Fernando. Voglio subito i cambi. Turbo Teo. Tonali sbaglia il tocco. Troppi errori banali. No, Tomori è vuoto, no, run sul 2-0. Cafor, Magnan. Ci salva Mike, meno male. No, lo spazza via. Brahim la tiene, Brahim se ne va. Però non è velocissimo. Tienila Brahim. Mettila di là. Raffaleo, non ci credo, era fuori gioco forse, non lo so, no. Vicinissimi al pareggio. E dai. Sandro la mette in mezzo, arriva Leo. Occasione. Allora io non so battere le punizioni, Non so come si battano le punizioni. Vante Rebic. Non so come si battono. Vante Rebic. È un 1-1. Ha colpito. Devastante Rebic. La pareggiamo. Di punizione. Mamma mia devastante Rebic. Che punizione di Ante. Dove l'ha messa? Non so come si battono. Shit. Ragazzi, non sapevo come si... Benasser. Vede Brahim. Brahim prova a servire Ante. Devastante Rebic. Cosa ha preso? Ho provato ad anticipare, non facendola rimbalzare ancora. Rebic sembra in giornata, Leao. Occhio, non ci credo. 2-1 Salisburgo. Imbucata clamorosa, 2-1. Ante Rebic. Zaniolo. Nicolo, palo, non ci credo, mi sembrava gol, non è possibile, speravo nel gol di Zaniolo, non ci credo, non è possibile, non è letteralmente possibile. Attenzione, Teo, ultima azione forse, Ante Rebic, volevo servire Brahim, chiuso, infinito, 2-1 Salisburgo, è clamoroso, palo all'ultimo, è clamoroso. Usciamo sconfitti ancora e ancora immeritatamente, ragazzi. C'è poco da fare. Cioè, le ultime partite stanno andando malissimo. Abbiamo iniziato bene, poi stanno andando malissimo, ma il problema è quello che giochiamo bene. Non è che ci perdiamo perché facciamo schifo. E questa è la cosa che più mi dà fastidio, perché dici ok, facessimo schifo, ci sta, ma giochiamo bene. Allora, non voglio neanche guardare la classifica. Simuliamo fino alla partita prima di Salisburgo. Giochiamo il ritorno, sperando di fare 9 punti con Lecce, Empoli e Sassuolo.
Ok, 9 punti in campionato, ottimo. È obbligatorio vincere, non abbiamo alternativa. Attenzione. Piercalulu, rinvia corto. Guardate, non sapevo. Cioè, è incredibile. È incredibile 1-0 Salisburgo. È appena iniziata la partita, meglio adesso che dopo. Non ci pensiamo. Vai devastante, vai devastante. Giroud, 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 Giroud. 1-1. 1-1. L'ha toccato le vie. L'ha toccato le vie. 1-1. Calma, 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 calma. Devastante è entrato, mezzo al campo. Bella palla, Giroud tocco. 1-1. Sì, vabbè, ma questo Magnan cosa fa? Ma è un birillo in porta. Cioè, non è possibile. Questi un tiro fanno ogni volta e gol. Vengono giù sempre gol. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Non è possibile giocare così. Fuori gioco, fuori gioco. Ma non è possibile, non è possibile così. Sì, che tenore però. Vabbè ragazzi, vabbè. Cioè, chiudiamola qua. Stiamo giocando solo noi, questi sono venuti giù 3 volte. 3 tiri, adesso questo... Imbarazzante, imbarazzante. Cioè, per il concetto ci può stare, perché noi attacchiamo, dobbiamo far gol, loro in contropiede ci purgano, però... È imbarazzante la cosa, è imbarazzante. Io non ho parlato per tutta la partita, scusatemi, ma... mi girano, sono incazzato. Mi stavo concentrando. È imbarazzante la cosa, è imbarazzantissima. 3-1 Salisburgo. 3-1. Siamo con un piede fuori dalla Champions. Vabbè ragazzi, simuliamo Monza e Cremonese e giochiamo col Chelsea. Pareggiamo col Monza, proprio al momento no. Momento no. Vinciamo almeno con la Cremonese, ora col Chelsea. Sarà durissima. Dobbiamo rischiare il meno possibile. Perché noi dobbiamo vincere. C'è anche il pareggio, non ci serve a nulla. Restiamoli lì, con calma. Teniamoli lì, De Ketelare. Vede Ibra. Non ci credo. Zlatan, non mi puoi sbagliare questi. No. Tutti, ma tu no, Ibra. Tutti no, Zlatan, tu no. Charles De Ketelare, Benasser, vede Leao. Rafa Mendy. Tonali dalla bandierina, Rafa Leao, stacca Mendy! Ancora Mendy! Charles il principino, c'è lo spazio, Charles! Zlatan! Ibrahimovic! Puoi saltare sotto i suoi tifosi! Ha segnato, addio! Dio Zlatan! È 1-0 Stamford Bridge! Dio Zlatan! 1-0! Gioca e segna in delirio tifosi del Milan. Calma. Abbiamo approcciato bene la partita. Continuiamo così perché ancora è lunghissima e noi dobbiamo vincere. Non c'è neanche il pareggio, ci interessa. Gira, bravo, Isma, non c'è nessuno. Sandro ed Leao. Raffaele Leao per De Ketelare. Leao, De Ketelare, non ci credo, vicino al 2-0. Benasser di testa non ci arriverà mai, invece sì. Teo Hernandez, De Ketelare, vede Isma! Ismael Benasser, il raddoppio del Milan, ha raddoppiato il Milan con Ismael Benasser. Doppio assist di Charles
che te dare 2-0. Che partitone sta facendo Bennacer? Un partitone. Brahim vede Dest, riappoggia per Brahim. Brahim ancora Dest. C'è Ante Rebic in mezzo, lo vede Ante Rebic! Devastante Rebic! È 3-0! Cara Altrice il Milan a Stamford Bridge! Siamo ancora vivi in questo girone! Siamo ancora vivi! E ce lo siamo conquistati! Questa opportunità ce la siamo conquistati, l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze! Devastante Rebic! Ancora lui a segno! Aubameyang, Sterling... Ci siamo allungati adesso. Calcia! Mike Maignan dire di no. Brahim la tiene, aspetta il movimento di Dest che arriva. Arriva il movimento di Dest. Dest la mette lì per Rebic ancora! Doppietta per il croato! È 4-0 Milan! È 4-0 Milan! Un Milan che nei momenti decisivi ha dimostrato di esserci. 4-0. Devastante Rebic. È finita una notte perfetta a Stamford Bridge. Una notte perfetta. Dopo le due sconfitte consecutive con il Salisburgo siamo tornati a fare 3 punti. Tra l'altro abbiamo vinto solo con il Chelsea. È andata 5-0 se non ricordo male e 4-0 al ritorno. La Dinamo ha perso 2-0 con il Salisburgo. Andiamo subito a vedere la situazione nel girone, perché noi vincendo con la Dinamo passeremo come secondi, credo. Siamo primi in campionato, a 29 punti. E in Champions siamo terzi, sì? Ragazzi, l'unica cosa è vincere con la Dinamo. Vincere con la Dinamo, assolutamente. Dobbiamo vincere, stravincere e stravincere. Simuliamo anche quella con la Roma, non mi interessa, dobbiamo giocare alla Champions. Una sconfitta in campionato possiamo anche permettercela, in Champions no. Ecco, è arrivata adesso la sconfitta col Verona, quindi due sconfitte in campionato non possiamo permettercele, speriamo che non perdiamo anche con la Roma. Perdiamo con la Roma. 6 punti persi in campionato, ma non importa, adesso la testa è solo alla Champions League, non importa. Va bene lo stesso, ci rifaremo. Stessa formazione con il Chelsea, giochiamo così con Ibra. Ragazzi, è il momento della verità. Sandro Tonali. Con calma, come con il Chelsea. Ibra, calcia! Subito! Occasione per noi, Zlatan. Primo tentativo il suo. Tonali va dalla bandierina, palla per Kalulu che stacca di testa! È subito la seconda occasione. Tonali ancora dalla bandierina per Kalulu, nuovamente Pierre! Non entra sta palla, non entra. 3 occasioni in 8 minuti neanche. Tomori, Leao. De che telare, Zaniolo, va Nicolò! È entrata, ha segnato Nicolò Zaniolo, in un modo rocambolesco, ha segnato il primo gol con la maglia del Milan Nicolò Zaniolo, non l'aveva segnato, ma era troppo importante per sbagliarla, è diventato super, è passato anche in mezzo ai cartelloni, no è autogol, non ha segnato Zaniolo, ragazzi, siamo avanti. Questa è la cosa che conta, non ha segnato Nicolò, autogol, va bene, mi sembrava strano che potesse segnare Zaniolo, ma va bene, siamo avanti, questa è la cosa che conta. Bravi. Isma Bennacer, che palla per De Ketelaere, ma è in fuorigioco, no? Charles De Ketelaere! Il raddoppio del Milan! Il raddoppio del Milan con il principino! È un giocatore troppo importante per questa squadra, De Ketelaere. Ma che palla! Poi De Ketelaere lì fa tutto bene. Un giocatore fondamentale per noi. Ibra. Vede ancora il principino. De Ketelaere! 1-2 micidiale del Milan! È 3-0! E doppietta di Charles De Ketelaere in pochissimi minuti. Assist di Zlatan. 3-0. Abbiamo un passo, un piede agli ottavi, ma ragazzi c'è ancora un tempo da giocare, quindi calma. Partita in cassaforte, ma calma, Pioli esulta. Perché sappiamo che siamo davvero un passo. Ibra, serve Davidino. Vola Davidino,
De Ketelare, apre tutto per Teo. Turbo Teo, la mette in mezzo Ibra! Colpisce ancora Zlatan! 4-0 al 45esimo! È un Super Milan che è entrato con uno spirito diverso. Due partite decisive, Chelsea di Dinamo Zagabria, prese con uno spirito completamente differente rispetto alle prime. Il Milan nei momenti decisivi ha dimostrato di esserci, ha dimostrato di reggere la pressione e di potersela giocare. Di poter fare il Milan quando deve farlo. De Ketelare, Dio Zlatan, vede Leao, Rafa Leao! E cala la manita al Milan! Rafa Leao! Imprendibili oggi, signori! Lo possiamo ormai dire. 5-0 al 48esimo, siamo agli ottavi di Champions League. Serviva questo. Siamo agli ottavi di Champions. Zlatan aspetta i movimenti, arriva Turbo Teo, la mette in mezzo, c'è Zaniolo! Succede di tutto oggi! Arriva il primo gol di Nicolò Zaniolo! E 6-0 al 53esimo! Succede di tutto! Ha segnato, signori, Nicolò Zaniolo! Con un gol pazzesco, tra l'altro, semi rovesciata, primo gol di Nicolò Zaniolo con la maglia rossonera. Bello, bellissimo. Serata perfetta, 6-0. Zaniolo apre per Dest, appena entrato, Serginho Dest vede Brahim Diaz, e sono 7. Si unisce anche Brahim alla festa. E sono 7. Incontenibili oggi. Attenzione Tomori. E poi il gol pazzesco, bellissimo. 7-1. Rebic dalla bandierina, va lui, palla per Kalulu, e sono 8. Anche Pierino Kalulu. 8-1 Milan. Ormai è così, ragazzi. La voglio giocare tutta fino alla fine. Ce la stiamo godendo proprio. Buasantos, che giocata! Che giocata! Cosa ha fatto Buasantos? Krunic, versione capitano. Vede Brahim. Serve ancora Rade Krunic! 9-1! Incontenibili oggi! Signori, anche Rade Krunic in versione capitano. 9-1 in controtempo, poi un missile sotto l'incrocio. Dinamo Zagabria totalmente in bambola. Ragazzi, confusione totale, cioè, per loro. Figuraccia a livelli storici proprio. Sta per fischiare l'arbitro e stiamo per essere ufficialmente gli ottavi di Champions. Teo recupera. È finita. Finisce qua. 9-1. Siamo agli ottavi di Champions League. Ragazzi, due partite decisive. 4-0 al Chelsea e 9-1 alla Dinamo. In due partite, 13 gol e un gol subito. Siamo agli ottavi di Champions. E adesso andiamo a vedere chi abbiamo preso. Il Real Madrid agli ottavi, ragazzi. Ci vogliono fuori. Ce la giocheremo. Abbiamo dimostrato che se concentrati possiamo almeno giocarcela. Poi vedremo come andrà.